La conquista della terra, seconda parte. Qui non è come lì da voi, dove tutti si aspettano qualcosa da tutti. Qui non è così. Qui non siamo ostacolati dai vostri limiti. I rapporti fra gli esseri spirituali sono fondati sul rispetto reciproco e sull'amore spirituale, che è tutt'altra cosa dall'amore che voi conoscete. Noi non siamo gelosi perché non possediamo nulla all'infuori di noi stessi, perché la gelosia nasce dalla paura di perdere qualcosa. Noi ci rendiamo conto perfettamente che non potremo mai perdere noi stessi. Noi non siamo invidiosi perché qui il neofita ammira il proprio maestro, non l'invidia, ed il maestro non lo farà mai sentire inferiore perché la distanza che li separa da Dio è la stessa. Invidia e gelosia sono caratteristiche necessarie che servono da stimolo agli uomini poveri di spirito. Non si deve accettare di essere gelosi, non si deve accettare di essere invidiosi. Essi rappresentano la nostra disarmonia. In quel momento occorre che l'uomo sia forte e trovi dentro di sé il coraggio di andare a fondo per scoprire il motivo e operare la giusta riparazione per vivere più armonicamente la propria vita. L'orgoglio da noi non esiste, esiste il compiacimento, come da voi, ma l'orgoglio non è una nostra caratteristica, è una cosa solo vostra. Noi non veniamo feriti nell'orgoglio, primo perché nessuno ci ferisce, e secondo, perché non esiste dentro di noi. Nessuno può toccarvi se non potete essere toccati. Sulla terra vi sono molte discipline che aiutano l'uomo a liberarsi di molte zavorre e sono una cosa buona quando rimangono delle discipline, ma diventano una cosa deleteria se sono applicate da dei fanatici. Comunque, a parte i pochi illuminati, sono pratiche che nella maggior parte dei casi si riducono al superamento di un momento difficile nella vita dell'essere umano, mentre non dovrebbe essere così. Anche una qualunque disciplina potrebbe rappresentare l'inizio del cammino verso la consapevolezza. Nel percorso karmico ogni cosa può diventare utile se sapete usarla e non dovete sostenere la spada a spada tratta la vostra idea se nemmeno voi ne siete convinti. L'orgoglio mettetelo da una parte, in castigo, non lasciate la vostra libertà nelle sue mani. La legge karmica richiede da voi un movimento verso la consapevolezza, non una sosta in peritura. Mentre il mondo intorno a voi si adegua, voi restate ancorati alle vostre mesozoiche idee, senza operare il giusto sfoltimento, per lasciare spazio alle nuove alternative che la realtà vi offre. Voi potete anche non ascoltare i miei consigli e continuare sulla vostra improduttiva strada, ma ad onore dell'intelletto dovreste almeno considerare il fatto che quello che dico è una cosa logica per chi vuole migliorarsi. Per chi è convinto di tutto possedere, dico che il tempo e il dolore
saranno gli strumenti per smuoverlo dal suo ristagno. Ma a chi sto parlando? Forse a te? Oppure sto parlando ad un altro che non capisce nulla? Chi lo sa? Forse solo Dio lo sa. No, non solo Dio lo sa, lo so anch'io. Sto parlando proprio a te. Perché sei tu che stai leggendo queste righe. Sei tu che hai avuto la costanza di continuare a leggere. Sei tu che stai cercando qualcosa. Sei tu che, come altre volte, cerchi disperatamente una via o la conferma alla tua vita. Sì, proprio tu, che la sera ti addormenti sperando che il nuovo giorno sia diverso. Proprio tu, che quando hai sentito per la prima volta la solitudine spirituale, ti sei reso conto della tua unicità e che avresti vissuto per sempre, solo. Proprio tu, che angosciato dalla solitudine cerchi per mille strade l'anima gemella che possa condividere con te questa realtà così opprimente e faticosa. Non più da soli, ma in due, almeno in due. Voi che vivete sulla terra, solo a questo aspirate, ed è giusto, perché è l'inizio di un cammino che non si può percorrere da soli, perché da soli siete sterili, correte il rischio di rimanere isolati nelle vostre stesse convinzioni. Da soli è veramente difficile andare avanti. Occorre almeno essere in due per non correre il rischio di sbandare troppo dall'obiettivo, poi magari in tre o in quattro e così via, sempre per non essere soli ad affrontare la realtà. Più siete e più vi sentite nel giusto, più siete e più il vostro guru si sentirà appagato. Ecco allora venire in aiuto il proselitismo, che gratifica il portatore della verità e il guru che ne è depositario. Se il dolore è rifuggito da ogni essere vivente, così il piacere viene ricercato. E il piacere è gioia, è l'appagamento di un bisogno che spinge l'uomo a rischiare tutto quello che fino a quel momento ha rappresentato per lui sicurezza e benessere. L'amore è senza ombra di dubbio uno dei primi bisogni dell'uomo. E sulla terra, con gli istinti che premono, la ricerca dell'anima gemella diventa uno dei primi traguardi da raggiungere per poter poi in due affrontare il mondo e soddisfare altre esigenze.